Namaste, io sono Eastbrave, bentornati ad un altro episodio di The Binding of Isaac Rebirth. Per tutti quanti i baucotti che hanno visto il primo episodio e hanno commentato con lagga, e vi invito a leggere la descrizione dei video quando guardate qualcosa su YouTube, perché avevo detto purtroppo il primo episodio l'ho registrato ed era buonissimo, però YouTube ha deciso di incasinarmelo e non so che cavolo sia, però ho provato a ricaricarlo in modalità privata per vedere se lo rifaceva di nuovo e lo fa sempre, quindi ho cambiato metodo di registrazione, di codifica, vi avevo detto che riuscivo a risolverlo e quindi siamo qua. Ho fatto un po' di test, sappiatelo, infatti se andiamo sotto gli stats vedete che ci sono un paio di item in più, di oggettini in più, sono 7 oggetti in più rispetto al solito, quindi questi sono gli oggetti sbloccati, alcuni li ritroveremo, quindi non ve li mostro benissimo. Abbiamo un po' di ending ancora da beccare e ovviamente tutti i segreti, abbiamo 178 segreti, ne abbiamo sbloccati un po', ma non tanti, anzi molto pochi. In più abbiamo tutte le miliardi di challenge che ci sono qua, che potremmo vedere, tra cui appunto... ho cliccato su challenge, quindi vuol dire che si deve fare, quindi usciamo un attimo dal gioco perché non mi interessa questo. Un'altra cosa che vorrei mostrarvi è il fatto che abbiamo... Intanto vorrei fare una run nuova con Lazzaro, che abbiamo sbloccato, che ha le stesse caratteristiche di Isaac, ovvero 3 di energia, 2 di velocità e 2 di forza di attacco, però parte con una piccola differenza che adesso andremo a vedere. Non credo, credo che Isaac parta con la bomba, invece lui parte con una pillola che ci dà subito uno in più di energia. Il peruno che sta in alto a sinistra, non ho idea di che cosa sia. E tra l'altro un'altra cosa, vi cercherò di mostrare il seed che avete in alto a sinistra, così potete giocare nello stesso seed insieme a me se avete il gioco e vedere un po' le differenze che possono esserci tra il vostro gameplay e il mio, insomma. Vediamo di andare in giro ed esplorare questo livello, dovrebbe andare molto meglio adesso il discorso lag. Qua non mi fa neanche passare in giro, sì, dovrei riuscire a passare almeno sopra questi. Abbiamo già la stanza del boss, iniziamo subito da... Mi avete detto di andare subito a vedere queste cose. Questo è il simbolo dell'acquario. Trail of... lasciamo le impronte adesso. Ok, abbiamo un altro oggettino nuovo e abbiamo capito che lasciamo le impronte con questo. Vediamo un po' cosa riusciamo a trovare. Quindi il nostro Lazzaro parte con quella che abbiamo visto essere... La pillola in più. Vediamo se fa male questa cosa a loro. Sì. Ok, li danneggia. Perfetto, buono. Buono a sapersi. Vediamo se dentro le cacche c'è qualcosa. Mi avete fatto un sacco di commenti invece molto buoni per quanto riguarda i consigli del gioco. Io sapete che non conosco bene questo gioco. L'ho solo visto in poco, ma adesso ho cominciato a giocarlo. E quindi se avete qualche consiglio da darmi, continuate a farlo qua nei commenti perché è molto molto bello. It glows with power. Questo oggetto qua... Posso usarlo in qualche maniera? Ah, tra l'altro una cosa molto utile, premendo start arriviamo qua così vedo anche gli oggetti e appunto abbiamo l'acquario da quella parte. Ma premendo questo possiamo vedere la mappa, come vedete sulla destra, e in alto abbiamo il timer, là dove è segnato. Tra l'altro, altra cosa, gli stati sono 6, come potete vedere. Il primo è la velocità, il secondo è la forza, il terzo è la velocità di tiro, il quarto credo sia la distanza di tiro. Il quinto è il danno e il sesto è la fortuna. C'è uno che è doppio in certo senso. Uno è la distanza di tiro, l'altro è il fire rating, l'altro è il danno e ne manca ancora uno. Che non ho idea di che cosa sia, ma la prossima lo scopriremo pian pianino. Oppure appunto se lo conoscete voi scrivetelo pure qua sotto nei commenti. So che dalla versione originale sono cambiati questi status, infatti alcuni oggetti... danno ad esempio lo status evil, ovvero cattivo, oppure la fede in su, che sono delle cose che non c'erano nel gioco originale o comunque sono leggermente diverse e effettivamente contribuiscono a... aiuto, ho perso come un pirla un po' di energia. Aia, questi esplodono e abbiamo un sacco di mosche che cercano di uccidermi, tra cui la mosca che sputa. E abbiamo una carta che è la temperanza. May you be pure in heart. Proviamo a utilizzarla. Ah, ottimo. Quindi la temperanza evoca una di queste macchine che ci dà un po' di gettoni
per ciascuno di, per mezzo cuore. Un gettone per mezzo cuore. Vabbè, per adesso lasciamola qua. Eventualmente, se mi dovesse servire, ritornerò indietro. Sono abbastanza lento, sto notando, a muovermi. Tra l'altro c'è mezzo cuore qua, ma dovrebbe esserci ancora qualcosina qua da prendere. Sì, però non ho la bomba. E non è una buona run se inizia così. Abbiamo la stanza segreta che probabilmente sta qui. Però non ho la bomba per arrivarci e quindi ci tocca andare direttamente contro il boss perché non vedo altre soluzioni. Larry Junior, ciao! Che è triplo questa volta. Vediamo di evitarlo e fargli un po' di danno. Tra l'altro Larry Junior che lascia le cacche dietro, quindi che sarà difficile anche da evitare in un certo senso. Io non ho nessun bonus, quindi siamo in una run abbastanza complicata all'inizio. Magari camminando in giro lasciamo un po' di traccia e ci aiuta un po' a fare un po' di danno ulteriore. Attenzione perché se lasciano così tante cacche è un problema. Ok, devo dire che però la registrazione sta funzionando abbastanza bene, non dovrebbe avere grossi problemi, nonostante ci sia tipo il mondo di cose. Butterbean, non credo l'abbiamo sbloccato perché abbiamo distrutto abbastanza cacche. E cosa abbiamo? Un cartone del latte scaduto come premio. Abbiamo il cuoricino blu, che devo ancora capire come funzionano i cuoricini. Me l'avete scritto ma non ho capito bene. Direi che possiamo sì, andare avanti perché tanto ci servono le bombe e le chiavi e non abbiamo nessuna delle due, quindi andiamo avanti. Abbiamo una in più per gli HP. Vedete tra l'altro che sono aumentati i numeri di schemi, quindi è un po' più complicata adesso la run arrivare fino in fondo, ma è fatto così questo gioco, insomma. Vediamo un po' che cosa ci aspetta. Abbiamo una sala con i dentoni là sotto, quindi perderemo dell'energia eventualmente. Aiuto, come faccio a beccare quelli che non sono sopra, che sono sopra le rocce? Vieni qua tu, muori. Ok, va a piangere nell'angolino e muore per questo. Vediamo di esplorare prima tutto il resto. Qui non c'è assolutamente niente. Lì c'è una bomba nascosta che probabilmente esplode a catena in un certo senso. Andiamo nello stanzone grande, vediamo cosa troviamo. Parte cacche, un macello di mosche, tra cui le mosche ciccione. Probabilmente questa mosca esplode. No. Ok, vediamo di trovare. Ok, dobbiamo sconfiggerli prima di qualsiasi altra cosa. Tra l'altro ci sono delle rocce che possono contenere qualcosa, ma non riesco ancora a capire quali. Qua mi sparano in 40.000 persone. Comunque il cuore blu dovrebbe essere quello che non recupero mai, mentre quello che ho chiamato sempre il cuoricino spirituale è bianco, e a quanto pare quello può diventare un cuore normale, ma non ho idea ancora di come funziona la meccanica, quindi sarò ben felice di apprenderla pian pianino, quindi pazientate se non riesco a capire esattamente come funziona il gioco, ma è parte del modo in cui voglio affrontare questo let's play, in cui scopro le cose un pochino alla volta, non da ignorantone, ma cercando di impararle pian pianino, come se fosse una grande avventura. Queste sono esplosive? No, queste mi vengono addosso senza troppi problemi. Vediamo di distruggere le cacche, magari troviamo sempre qualcosa dentro. Come energia non siamo tanto male, ma per il resto degli status è abbastanza schifoso. Lì sotto abbiamo l'oggetto, ma ci serve una chiave e siamo molto scarsi anche come chiavi, effettivamente. Ho bisogno di recuperare una chiave da qualche parte. Ok, quello è esploso, perfetto. Questi nemici qua non mi piacciono per niente perché ci vuole troppo tempo per ucciderli, maledetti. E sto perdendo troppa energia inutilmente. Oh, una chiave. Andiamo subito a recuperare l'oggetto qua sotto, allora. E vediamo di prendere qualcosa di utile. Che è la corona di spine, che ci dà più danno. Ottimo. E adesso appunto abbiamo le lacrime di sangue. Quindi un altro riferimento religioso e almeno abbiamo qualcosina in più per quanto riguarda il danno. Non ho bombe, quindi non posso fare nulla. Vediamo di distruggere un po' di nemici qua. Questi sono dei meat, dei pezzi di carne. Ciao pezzo di carne, come stai pezzo di carne? Ok, questo probabilmente esplode. Ah no, mi sparano appena mi vedono.
Di là abbiamo la stanza del boss. Ok, c'è un po' di... Devo fermarmi e poi sparare, ok. Due colpi, una bomba che possiamo recuperare, che ci serve, perché c'era una stanza in cui ho detto bomba e... A quanto pare ci serve, vediamo di distruggere prima questa. Questo rosso qua, cos'ha di diverso dal solito? Che ha un po' più di energia e probabilmente rilascia un po' più di mosche del solito. Sì, c'era una mosca pulsante mentre qua non ci sono. Vediamo di andare a uccidere questi che scappano. Il piagnucolone. Vieni qua, piagnucolone. Ah no, anche quello aveva le mosche. Quindi mosche un po' random. Va bene, il nostro Lazzaro con la corona di spina. Vediamo di prendere quell'oggettino. No, abbiamo di qua queste cose qua. Con la bomba cosa posso sbloccare? Posso prendermi un penny che non ci serve a niente, un centesimo. Possiamo andare giù. Possiamo provare a beccare la stanza segreta. Dovrebbe essere o qui o là sopra, ma penso che sia qua. Quindi proviamo, tentiamo la sorte. Boom! E l'abbiamo trovata. L'abbiamo trovata e troviamo tre penny all'interno. Qualcos'altro di utile? Ho solo tre penny? Vabbè, 11 penny per noi. E vediamo di andare al prossimo boss che è qua sopra. Abbiamo finito di esplorare questa zona, quindi continuiamo ad addentrarci. Sono parecchio lento, sto vedendo. Tra l'altro, esatto, non mi mostra gli status, mi mostra che la velocità è a 2. Il danno, che adesso è in basso a sinistra, quindi è quella con la spada, è a 3. Quindi vuol dire che quello è il danno. E poi vedremo, insomma, tutto il resto se riesco a capirci qualcosa. Cos'è il terzo oggetto? Ah, il cartone del latte, è vero. Ciao mostro! Vediamo di sconfiggere mostro in qualche maniera. Se ne salta in giro. È abbastanza evitabile. Per fortuna, standogli abbastanza sotto, non dovrei essere colpito dalle sue lacrime. O dalle sue... dal sangue, insomma, da quello che gli esce. Salta, saltella. Bello che ride ogni tanto anche. Aiuto, vedete che non mi ha colpito? Perché praticamente mi sono passate sopra le lacrime, i suoi colpi. Quindi vediamo di ucciderlo. È stato abbastanza facile, per fortuna, non troppo lungo. Il biscotto per cani, cosa fa? Ah, uno snack che ci dà ancora uno in più di HP. Tanti bonus all'HP, ma poco al resto. Vedremo nella terza sala che cosa ci aspetta. Veniamo presi in giro. Siamo nelle caverne. Allora, abbiamo una stanzetta sotto con un bonus. Sì, perché dobbiamo combattere. Una chiave e un po' di soldini. Questo bonus delle lacrime è forte, ma non così tanto forte. Non so, tra l'altro, se risente il fatto che noi abbiamo il danno in su. Però il fatto che facciamo più danno con le lacrime. Però non credo, sinceramente. Qua giriamo intorno, così almeno li riusciamo, oltre che a colpire, a far passare sulle lacrime. Andiamo a distruggere questo, distruggere questo. Muori, muori, muori. Ok, c'è qualcun altro? Sì. Questa è una stanza, a quanto pare, combattimento. Quindi entriamo appunto là dove ci sono le spade e dovremo fare una serie di combattimenti con un bonus che ci viene dato all'inizio. Particolare questa cosa, che non ci viene dato alla fine, dopo che abbiamo sconfitto tutti, ma ci viene dato all'inizio. E alla fine ci viene dato un altro bonus, ottimo. Quindi questa è la sala caratterizzata dal pugnale. Poi vediamo di cercare ancora qualcosa. Piccole cose ci aiutano. Questo è uno dei nemici più fastidiosi di tutti, perché non possiamo colpirlo sempre. Una chiave in più fa sempre piacere. E vediamo di addentrarci sempre di più. Queste sono delle teste volanti, una che mi spara e una no, che mi insegue. Quindi abbiamo una grande differenza tra le due, a seconda se ha la bocca aperta o meno. Quindi pian piano cominciamo a conoscere anche i nemici. C'è una wiki dedicata a questo gioco, quindi se volete avere informazioni o le trovate qua nei commenti, oppure le potete trovare sulla wiki. Io cercherò di non guardare la wiki, a meno che non c'è qualche informazione fondamentale. Però cercherò di imparare tutto attraverso il gioco e attraverso voi, perché voi siete quelli che possono andare a vedere sulla wiki e darmi un po' le indicazioni, eccetera. Non troppi spoiler, vi dico sempre, però
Il senso del gioco è proprio questo. Bella l'animazione che c'è qua, e anche il fatto che ci sono alcune goccioline che cadono qua nelle caverne. Qua abbiamo un essere giallo che non ho idea di che cosa faccia quando muore. Intanto c'hanno dei colori strani questi corpi. Andiamo a distruggere prima le torri. O come li vogliamo chiamare? Le testine? Le chiamiamo? Vai, vai, colpisci. Ok, ci ha dato... Ah! Ok, ha le lacrime che danno fastidio. E questa ci ricarica l'oggetto, che però non abbiamo nessun oggetto. Non ho ancora recuperato un oggetto. Ho quell'oggetto in basso a sinistra che non ho idea di che cosa serva. E che non posso utilizzare in nessuna maniera. Vediamo di aprire questo, un'altra chiave e altre due cuori momentanei, temporanei. Hanno bisogno anche di un nome. Tra l'altro, se sapete il nome dei cuori blu, io li chiamerò cuori blu, ma se c'è un nome specifico mi piacerebbe utilizzarlo. Ok, questa credo sia stata il potere speciale, non ho idea di che cosa sia successo però. Quindi apriamo intanto la stanza del bonus, finalmente, che è il pacchetto di fazzoletti. Magic Fingers, pay to play. Ok. Non ho idea di che cosa sia. Possiamo usarlo infinite volte e... Ah, ok, spendiamo soldi ogni volta, quindi ho sprecato un sacco di soldi per niente. Però non ho idea di che cosa faccia, quindi proviamo a usarlo in una stanza dove c'è gente. Ok, fa male, cioè fa dei danni generici in cambio di soldi. Quindi ottimo, abbiamo... qualcosina, effettivamente il pay to win funziona con questa cosa, lo chiameremo pay to win. E però che oggetto è? Sembra una scatola di fazzoletti, però boh. Vediamo, per 5 dollari un cuore, per 3 dollari questo che non serve a niente. Per 15 dollari c'è un oggetto molto figo, però non ho nulla per poterlo comprare, quindi... fatto che ho sprecato troppi soldi. Vabbè, ogni tanto succederà così. Vediamo di non camminare sul sangue che lasciano, perché fa male. Le cose lampeggianti fanno sempre male. E vediamo di andare di qua e di attaccare questi... Oddio, cos'è sta cosa? Dei vermi bitesta. Per fortuna non mi possono colpire in nessuna maniera, quindi facciamocela con calma. Sì che mi possono colpire, se si girano sì. Bello il suono che c'è in sottofondo, non so se lo sentite, ma fanno proprio delle scorreggine. Non chiedetemi come abbiano fatto a registrare questa cosa. Probabilmente sono delle scorregge fatte con la bocca, ma... Immagini in sala di produzione. Dobbiamo registrare una scorreggia! E vediamo di continuare. Spegniamo dei fuochi, magari becchiamo qualcosa. Di là c'è il boss. Altri bonus non ne vedo. Andiamo di scorrere ancora in giù. Sì, c'è ancora una stanza da vedere là sotto. Quindi proviamo a vederla. Dungeon molto lineare questo, devo dire, alla fine. E qua abbiamo una stanza assolutamente vuota con mezzo cuore. Mezzo cuore bianco. Quello, quello dove sto sparando adesso è un cuore spirituale, allora, da quello che mi avete detto. Spero. Di là c'è questa stanza che potrei andare... una testa di gatto. Vediamo cosa serve quella testa di gatto. Reusable Fly Hive. Non ho idea di cosa sia, ma... sì, dai, prendiamola al posto di quello che abbiamo. Sto perdendo un sacco di energia e ho già perso il cuore spirituale, quindi vabbè. Vabbè. Ogni run è diversa da quella precedente. Qua possiamo riguadagnarci un po' di energia così. E usando il gatto ci vengono fuori due mosche che probabilmente ci danno una mano. Quindi andiamo contro il mostro. Quindi fly inteso come mosca, non inteso come volare. Siamo contro Mega Fatty, contro il ciccio bastardo siamo. Ok, andiamo giù. Se ne resta là fermo. Ci attira verso di sé. Oddio, cos'è sta cosa? Perché vomita questo mostro? Ok, salta anche in giro. Immaginavo saltasse in giro. Tutti i mostri che saltano in giro, tutti i mostri ciccioni devono saltare. Quindi ci attira verso di sé, salta.
Fa delle puzzette. Lascia anche un'area. Ci attira verso di sé anche molto velocemente. Questa cosa qua è bruttissima. Aia. Vediamo di continuare ad attaccarlo. Bella scorreggina. A quanto pare lascia anche delle cacchette in giro. E continuiamo ad attaccare imperterriti. Dai che ce la facciamo, con calma. Ah, le mosche non so da dove siano finite, tra l'altro. Bello che possiamo prevedere dall'ombra dove andranno. Ma ce l'abbiamo fatta, e recuperiamo almeno un po' di energia. Abbiamo un fungo, questa volta un fungo rosso, che ci dà tutti gli stati in su. Abbiamo sbloccato anche Maddalena. E il challenge del tank e la challenge del corso. Siamo giganteschi, o sbaglio? Comunque tutti gli stati in su vuol dire che abbiamo intanto un attacco di 5 adesso. E tutto il resto un po' più in su. Quindi ottimo, ottimo, ottimo. Possiamo tornarcene via, ma direi che possiamo continuare. E vediamo che cosa ci aspetta nel quarto schema, che a quanto pare sono di nuovo le caverne, da quello che sembra l'anteprima. Un secondo stage nelle caverne, sì, a quanto pare prevede questa cosa qua. A quanto pare sparo leggermente più lontano. Sì. E dovrei fare anche un po' più di male. Ho anche un bel po' di HP. Ho 7 cuori adesso, rossi. Queste sono delle mosche giganti. Esplosive. Mosche giganti esplosive. Che bella, c'è una varietà di mostriciattoli che è veramente bella, devo dire. Poi il fatto che si basi sangue e merda, come direbbe qualcuno, è una cosa molto carina, secondo me. Però sono tutti pucciosi, se vedete, alla fine. Abbiamo una forchetta. Cosa facciamo con la forchetta? Consume the enemy. Quindi possiamo mangiare nemici? Piuttosto che questo, it glows with power. Proviamo questa, che è la forchetta di Isaac. Devo starnutito. E vediamo, da questa parte non posso andare, a quanto pare. Non so perché, però vediamo di andare giù e di continuare contro questi, che sono, a quanto pare, delle versioni in miniatura di quelli soliti che incontriamo. Oppure sono io che sono diventato più grande. Vi alzate? Non vi alzate più? Vediamo, per questi ci volevano 3 colpi, quindi vediamo se con lo status in più che abbiamo, no, 1, 2 e dovrebbe mancare il terzo, eccolo. Seguiamo giù, vediamo di attaccare la versione piccola di Larry, a quanto pare. Man mano che scendiamo verso le catacombe, verso il finale, a quanto pare troviamo anche dei boss da riaffrontare, in un certo senso. Questa è una versione, è comunque una versione più piccola di Larry. Au. Vediamo di... possiamo aprire quella cosa? No, perché dovremmo eventualmente volare per andare a prenderla. Continuiamo da questa parte, una stanza un po' più grande del solito. Questo ci viene incontro. Aiuto. E tra l'altro lascia la traccia. Aiuto. Ok, muori anche tu. Di là abbiamo il boss. Qua sotto abbiamo una stanza con una chiave. Vediamo di usare la chiave, tanto ce l'abbiamo. Siamo contro Greed. Contro l'avarizia. Altro peccato capitale. Bella la stanza. Sembriamo tipo in una libreria. A quanto pare è bello forte Greed. Però non ha tanta energia. Quindi dovremmo riuscire a sconfiggerlo abbastanza bene. Ottimo, ottimo, ottimo. Tra l'altro possiamo usare il gattino per darci una... finché è caricato posso usare il gattino. Abbiamo 18 monete, quindi se c'è un negozio su questo piano ci potrebbe essere molto utile. Andiamo di qua abbiamo appunto la cassa che non possiamo aprire. Vediamo di andare sulla sinistra. Abbiamo un bel po' di nemici. Au. Tra cui abbiamo anche delle mosche siamesi che, come vedete, mi sono venute incontro. E adesso tu esploderai in altre mosche, in altrettante mosche. Vediamo di andare qua giù.
Aiuto. Non ho proprio tantissimissima energia. Potrebbe esserci una cosa da quella parte. Lo slot qua a destra potrebbe essere una zona per... C'è quella bomba che non mi piace, ok. E potrebbe essere uno slot per la stanza segreta, ma visto che non è accessibile da qua, probabilmente non è così. Probabilmente è così invece qua sopra. Oppure ancora meglio, quando è accessibile da due lati. Quindi qua potrebbe essere. Quindi mettiamo la bomba qua. E ho ragione, evviva. Almeno sono fortunato in questo. Però ho trovato uno degli oggetti più inutili in questo momento, perché se io faccio così, ricarico e rifaccio di nuovo, ho un po'... Ah, sì. Non so quanto durano però, sinceramente, queste cose. Perché ho 6 mosche intorno, però non so quanto durino. Vediamo di andare di qua, c'è una stanza ancora da prendere. Credo che le mosche siano semplicemente per difendermi, nel senso che si sacrificano prima di colpire me. Ah no, vanno ad attaccare. Sì, quindi effettivamente si sacrificano, ma mi danno una mano almeno. Quindi usarle al momento opportuno, ad esempio nella stanza del boss o cose del genere, sarebbe più utile. Abbiamo la stanza dell'oggetto, del power up, quindi andiamo a prenderlo al più presto, perché sono ancora abbastanza scarsetto per quanto riguarda power up. Servirebbe un power up per quanto riguarda la velocità di tiro o qualcosa per quanto riguarda la difesa, non tanto l'energia ma proprio la difesa. Magari qualcuno che ci aiuta a fare più danni del solito. Andiamo di qua, quindi abbiamo un ragno con un cuore sopra. Spider Baby, Spider Revenge, che non so che cosa sia, però a quanto pare mi appunta e mi ha fatto un coso enorme, un brufolo enorme sulla testa. Non so come funzioni, se ci dia qualche status diverso, ma sembrerebbe di no. Da questa parte non è accessibile questa, quindi ce ne andiamo in giù. Probabilmente quella è una cosa da sbloccare. Potremmo andare di qua. Facciamolo. 2 cuori neri e un ragno dalla nostra parte. Niente male come cosa. Un cuore e mezzo, diciamo, non 2 cuori, perché uno l'abbiamo perso uscendo. E vediamo di affrontare il boss. Quindi ce ne andiamo giù. Ce ne andiamo di qua. Se ce la faccio, sì. Di qua, giù, di qua, giù. E di qua. 21 monete, possiamo comprare un bel po' di roba. Gordy, buongiorno. Combattiamo contro un intestino. Come vedete i ragni sono sacrificati subito. Vediamo di attaccare il pomodoro maledetto. Au, questo è un cuore che si è annullato, un cuore nero. Un cuore matto? No, quello non c'entra. Vediamo di attivare le mosche suicide che vanno a darci una mano. Vediamo di girarli intorno. Girare intorno di qua. E di fare un po' questa tattica che per sconfiggere Gordy, che è uno dei boss più semplici finora incontrati sicuramente. Ogni tanto attiva i... Prova a attivare i pomodori maledetti, ma ce l'abbiamo fatta lo stesso. E abbiamo una siringa. Vediamo cosa ci fa la siringa. Spin and Rage Up. Oh, bene. La siringa a quanto pare ci rovina i denti. Quindi sembrerebbe una siringa di... Non ho letto il titolo, ma potrebbe essere la siringa di metanfetamina. O qualcosa del genere. Comunque è una droga che ci fa male. E intanto spariamo un po' più lontano e un po' più veloce. Mi sembra di aver visto... Siamo più veloci noi. Sì, siamo più veloci noi. E se non sbaglio spariamo leggermente più lontano. Se ho letto bene. Scendiamo ancora. E vediamo che cosa capita nel prossimo stage, che a quanto pare sta nella prigione, qualcosa del genere, nelle profondità. Ok, vediamo un po' cosa... Oddio, siamo contro la mamma? Ah, siamo contro il piede, no, la mano della mamma. Ok, è stato abbastanza facile perché abbiamo comunque... un sacco di roba. Abbiamo veramente, veramente, veramente tanti soldi. Morite pomodori maledetti. Una bomba che vado subito a prendere. Sono talmente tanto veloce che potrei farmi malissimo adesso. Andiamo di continuare. Siamo contro gli ombelichi. Oppure, no, mi sa che non è tanto un ombelico quella cosa. Ah, ogni volta che vengo colpito a quanto pare appare uno di questi.
Oh, 48 ore di energia, cosa abbastanza inutile, però se facciamo così, così e così, ancora meglio. Praticamente le batterie ci riattivano quello che è il nostro potere in alto a sinistra, che in questo caso è il gattino che ci dà le mosche. Come vedete abbiamo un po' di mosche che ci possono dare una mano, hanno ucciso direttamente un pezzo di Larry, così, subito. Quindi Larry sconfitto immediatamente. Tanto che addirittura la barra sopra, se non so se avete visto, ma si è aggiornata in ritardo praticamente. Qui abbiamo distrutto tutto, sì, abbiamo distrutto tutto distruggibile, a parte appunto i teschi, che non mi va di distruggerli perché dovrei sprecare una bomba. Abbiamo la stanza dell'oggetto che andiamo a utilizzare. E questo cos'è che mi ha fatto male? Non ne ho la minima idea. Entriamo dentro questa stanza. Questo cos'è? È una foglia mangiata. Unbreakable. Ok. Perché ho la coda? Ah, è una coda da raccoon. Come si chiama? Da procione? Perché ho la coda da procione? E cosa vuol dire soprattutto? Quante piccole cose che dobbiamo imparare. Allora, spariamo più lontano? Sembrerebbe di no. Spariamo più veloce? Mi sembra di no. Quindi questo unbreakable non ho idea di che cosa sia. Indistruttibile. Indistruttibile cosa? Au. Quanta gente! Ok, i ragni che si attivano ogni volta. I ragni blu. Qua i nemici sono tanti, milioni di milioni. Vediamo se ce la facciamo a sconfiggerli tutti con calma. Forza, forza, forza! Morite tutti! Manca l'ultimo. Ok, c'è un teschio che mi blocca la visuale. Ok, ce l'ho fatta? No, manca questo. Oggettino, abbiamo un'altra moneta qua sotto. 25 monete, ormai siamo dei ricchi. Un altro pezzo. Questo non sembra Larry. No, sì, è Larry perché si comporta in un'altra maniera. Ma a quanto pare c'è un'altra versione che si muove in diagonale e a quanto pare vuole mangiarti. Come un po' tutto in questo gioco. E continuiamo ad avventurarci qua. Abbiamo una stanza abbastanza facile, nonostante il fatto che questi si muovono molto velocemente. Una chiave, di là abbiamo il boss. Andiamo a vedere se c'è qualcosa invece qua in alto. Siamo molto veloci effettivamente e sgommiamo tantissimo anche. Quello è il boss, che il nemico che mi attira verso di sé. E non è tanto bella come cosa. Super Greed, quindi la versione potenziata dell'avarizia, che a quanto pare è il simbolo dei soldi, il money grabber per eccellenza, che è una versione potenziata dell'avarizia. Vediamo cosa riesco a fare. Magari devo attivare un po' più. No, non la bomba. Questo volevo attivare. Però magari una bomba te la piazzo là. E ciao ciao. Andiamo a distruggere anche tutto il resto. Questa è la cosa che stavo per comprare prima. Però adesso ce l'abbiamo come collezionabile. Vediamo cos'è. Sembra un pacchetto di gomme. Steam Sale. Quindi abbiamo il saldo di Steam. E quando mi fermo c'ho un buco in testa. Credo sia il fatto che costa la metà. Sì, adesso vedete che c'ho il cartellino appeso, che è lo sconto di Steam. Probabilmente vuol dire che nei negozi la roba costa la metà. Potrebbe essere. Sono tutte congetture, perché non so esattamente cosa servono, ma le scoprirò pian piano. Quindi siamo contro Guerra, uno dei cavalieri dell'Apocalisse, che sono bellissimi, devo dire, come personaggio. E a quanto pare lui esce e rientra dallo schermo, quindi lo attaccheremo in questa maniera qua. Poi fa un attacco di questo tipo. Non ho mai combattuto contro uno di quelli, quindi cercherò di capire come si muovono. Quindi ci viene, almeno va sempre da sinistra verso destra, questa è una cosa molto importante. Poi fa questo un paio di volte, poi continua a fare qualcos'altro. No, questa è nuova. Ah, quanta roba. Ok, per fortuna non mi ha ucciso. Muori, 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 muori. Ok, gli ho distrutto il cavallo. Vediamo adesso cosa fa. Mi corre incontro in tutte le maniere possibili. Quindi facciamo un po' di scappa scappa.
Piangi. Sei uno dei Cavalieri dell'Apocalisse, il mio preferito, tra l'altro. Ok, ce l'ho fatta. Il libro delle rivelazioni, o meglio l'Apocalisse, effettivamente, il libro dell'Apocalisse. E quello è un cubo di carne, Gotham Meat and Mall, che ci gira intorno. Non ho idea di che cosa sia, però lo scopriremo anche questa volta. E continuiamo ad entrarci. Un sacco di oggetti che non capisco bene che cosa siano. E quindi volentieri a saperlo da voi nei commenti. Questa run sta durando anche un bel po'. E pian piano stiamo avendo sempre qualcosa. Quello è un arcade. Non ho chiave per entrare. Quindi continuiamo a girare cercando... Au! Ok, a quanto pare quelli non sono... non posso distruggerli, ma posso distruggere solo quelli. E quelli muoiono di conseguenza. Il fatto che abbiamo preso così tanti danni e adesso abbiamo appunto un sacco di... ragni che ci possono dare una mano. E questo è un altro mini boss che se ne va in giro e si spezza in tante piccole cosucce. E quindi vediamo di ucciderlo subito. Abbiamo anche dei figlioletti che cercano di darci fastidio. Vediamo di continuare ad attaccare. Anche qua ci sono dei nemici che non possono essere distrutti e bisogna distruggere tutto il resto prima. Cos'è che mi ha fatto male adesso? Credo un sì, quello che avevamo lasciato attraverso. Non ho tantissima energia, quindi devo stare molto attento a quello che succede. Il fatto che avendo le lacrime io non riesco a capire dove è il sangue, quindi magari ci passo sopra per sbaglio. Andiamo a vedere che oggetto abbiamo. Little Chubby. Ok, abbiamo uno che ci gira intorno e ci dà una mano ad attaccare, a quanto pare. Vediamo di esplorare ancora un'altra volta Larry Junior, che ci dà una mano. Cioè, molto facile da sconfiggere questa volta. Tanto ripetitiva come run, sappiatelo. Ma succede ogni tanto così, ogni tanto no. E lo vedrete più avanti. A quanto pare il nostro amichetto se ne va avanti cercando di mangiare qualsiasi cosa. Quindi ottimo che fa un bel po' di danno, a quanto pare. Anche. Ci dà una mano veramente tanto. Recuperiamo un po' di bombe. Sopra c'è il boss, ma prima voglio girare ancora per cercare il resto. Qui abbiamo una bomba da recuperare. Mia. Ah, e possiamo utilizzarne almeno una. Quindi facciamo così. Attiviamo questo e dentro c'è Fatal Protection. Consume... Ah, ok, uno o l'altro. Abbiamo il cordone ombelicale, che è un qualcosa di protettivo. Ok, non ho idea che cosa sia. Abbiamo 10 oggetti diversi addosso, di cui neanche la metà conosco cosa fanno, ma lo scopriremo pian piano, come dico sempre. Muori e muori. Per fortuna il nostro amichetto ci dà veramente una mano... intelligente. Una chiave. Vediamo di esplorare ancora questa parte di qua. Abbiamo questa zona con delle cacche enormi. Vediamo di attaccarle. Muori. Muori. Aia. Ok, muori e muori. Ottimo, un'altra chiave. Questo sembra un posto senza ritorno. Magari faremo un saltino anche all'arcade, se così da guadagnare qualcosina di energia, perché ho veramente poca energia. Lì potrebbe essere una stanza, ma anche no, mi sembra, perché se ci sono delle cose davanti probabilmente non è accessibile. Dobbiamo ancora finire di esplorare un bel po'. Andiamo di qua. Aiuto, ci attirano in tutte le direzioni. Qua abbiamo una cassa da poter aprire con due chiavi, però io ho due chiavi al massimo, quindi vediamo se ne vale la pena. Sono così tanto veloce che non riesco neanche a capire dove devo andare. Ok, qua un altro soldino. Abbiamo bisogno di un negozio anche, che non riesco a trovare. Oddio, questi qua. Un fantasmino. Vediamo dove riappare. Ciao. Riappari? Dove sei? Eccoti. No. Dove sei andato? Devo muovermi in giro a caso finché non riappari? Eccolo. Ok, questo ci lascia Pulse Worm. Wub wub. Quanta cacchio di roba c'è. Teniamoci il cordone ombelicale semplicemente perché c'è la protezione. Magari qualcosa mi interessa.
Con 25 possiamo comprare questo, che è un 1 più 1 free forever, che non ho idea di che cosa sia veramente. Comincia a essere abbastanza paradossale questa cosa. Doniamo un po' e arriviamo fino a 10. Blue map, abbiamo sbloccato la mappa blu, che non ho idea di che cosa sia, ma probabilmente sarà la mappa della un oggetto che ci rivela direttamente la mappa della zona. Ho utilizzato per sbaglio una chiave, quindi evviva a me che sbaglio le cose. Continuiamo ad andare via veloci. Qui abbiamo l'arcade, però mi sa che la stanza segreta sta qui. Andando per esclusione. No, sta di qua. No, quindi sta da un'altra parte ancora. Probabilmente allora sta in alto. In questo momento, ma andiamo a vedere il boss finalmente, che è mamma. Quindi vediamo un po' che cosa ci capita con mamma e vediamo se riusciamo a sopravvivere. Che non sembra tanto facile la battaglia così. Cercherò di sopravvivere il più possibile. Abbiamo comunque un buon attacco. C'è una mano che salta fuori. Un occhio. E purtroppo questa cosa non mi fa vedere l'ombra. Sto pensando. Il fatto che lasciamo le impronte non mi fa vedere l'ombra a disposizione. Quindi non so se riusciremo a finire questa run. Perché non ho tantissima energia e manca ancora parecchio. Quindi io mi muovo di qua e di là cercando di capire dove andare. Non sarà facile. Però ci provo. Concentrazione. Ah, aiuto. Ok, per fortuna ce l'ho fatta per adesso. Ah, mori, 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 mori. Mi sento come se scivolassi in giro. Aiuto. Il bambino è diventato nero improvvisamente. Ecco. No, sono ancora vivo. Adesso no. L'ho uccisa, però non l'ho uccisa. Ok. Questo è quanto per questo episodio, purtroppo non ce l'ho fatta questo giro, ma vedremo di riprenderci nel prossimo episodio di questo Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Io sono Ace the Brave, ci vediamo ad un'altra run. Namaste and be brave!